cresce il livello di allerta tra gli agricoltori e gli allevatori calabresi, soprattutto tra quelli dell'altopiano silano, preoccupati dello stato di salute precario dei numerosi branchi di cinghiali che vivono nell'entroterra, molti dei quali sarebbero affetti da malattie come la brucellosi e la tubercolosi, che potrebbero mettere a serio rischio la sopravvivenza delle numerose mandrie di vacche podoliche e finanche la salute dei consumatori. A lanciare l'allarme è Coldiretti Calabria, che chiede al presidente della regione di aprire in via straordinaria la campagna di abbattimento della suscrofa. Il problema dei cinghiali oggi è un problema perché c'è un numero, diciamo, troppo eccessivo. Sono portatori anche di due brutte malattie, che è la brucellosi e la tubercolosi. Essendo così numerosi e dividendo i pascoli con le nostre podoliche che pascolano in collina e in montagna, li possono trasmettere questi tipi di malattia. Noi come Coldiretti vorremmo proprio tutelare, diciamo, la salute dei nostri cittadini e anche la salute dei nostri bovini. Ecco che il presidente regionale Pietro Molinaro ha chiesto al presidente Oliviero un abbattimento straordinario dei cinghiali da parte dell'agricoltore stesso. Marco Le Fosse per la CNews 24.